Alzato è l'albero, s'abbassino i tiranni, dai suoi superbi scanni. Secondo se si fosse più o meno d'accordo con l'ordine del giorno. Faccio notare anche la cupola del Guarino Guarini di squisita arte barocca, vediamo una forma in un dolce amor di pace. Ad un certo punto il tempo in questa camera si ferma e lo vediamo da un tavolo e dal orologio che ci indicano proprio un momento preciso, le ore 14.30 del 28 dicembre del 1860. La camera viene chiusa in questa giornata perché diventa troppo piccola. Nel 1859 c'è stata una prima missione in Germania e Toscana, che aveva quindi comportato un aumento del parlamentare e un primo aumento del parlamentare. Vediamo dalle nicchie dove possono essere previsti i seggi aggiunti ulteriormente. Attualmente ci sono che diventano però sufficienti con le missioni di sud e centro Italia, per cui la camera sarà chiusa, inizierà la costruzione e l'ampliamento del palazzo, che però chiaramente riferito per cui la chiesa viene costruita con la camera provvisoria nel cortile interno del palazzo Carignano, di cui oggi è questa nuova, che ospiterà però la preparazione ufficiale che viene inventata. In conclusa, se questi lidi. No, no, chiusa nel biglietto di ingresso di Eva. Il percorso continua da quella parte. Grazie mille per rivederla. Grazie, bravissima. Grazie. Viva la libertà. Quindi quell'orologio segna le ore 14.30, è l'orario in cui si è terminata l'ultima seduta parlamentare. Si è conclusa alle ore 14.30 ed è restato lì perché non è stato mai cambiato. L'ultima seduta che si è tenuta in questa camera. Esatto, poi è stata chiusa. Grazie. Un dolce amor di patria s'accenda in questi lidi, formiam comuni gridi, viva la libertà. Oh.